Prima di cominciare con il video di oggi vorrei darvi una notizia non solo interessante ma anche importante. E cioè che da oggi potrete trovare soltanto su Audible Sigonella 85, una serie di 8 episodi di un podcast nuovo di zecca che avrà come argomento centrale la crisi di Sigonella, 1985 per l'appunto, la più grave crisi diplomatica mai verificatasi tra Italia Repubblicana e Stati Uniti. Gli occhi del mondo sono tutti su Sigonella. Perché questa non è soltanto l'inizio della crisi politica e militare più grande della storia atlantica. Qui, se parte un solo colpo, è una carneficina. Come avrete sentito, sarò con piacere la voce narrante di tutti e 8 gli episodi del podcast, dove parleremo di capi di Stato sull'orlo dell'isteria, mondo arabo e geopolitica internazionale. Potrete scoprire tutto ciò soltanto su Audible, nel nuovo podcast Audible Original, Sigonella 85. Con il link che troverete in descrizione avrete accesso ai contenuti Audible per 60 giorni di prova, non 30, il tutto in forma gratuita, così almeno con tutti questi giorni vi potete gustare in tutta tranquillità tutte le serie podcast che volete, ma anche e soprattutto un thriller politico assurdo come Sigonella 85. Ok, adesso però per parlare dell'argomento del giorno, cioè Berlinguer, dobbiamo tornare un anno indietro rispetto a Sigonella, il 1984. Buongiorno, Enrico Berlinguer è morto, espirato poco fa nel reparto rianimazione dell'ospedale di Padova, dove era ricoverato da 3 giorni, da quando si era sentito improvvisamente male durante un comizio. 7 giugno 1984, Padova. Durante un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni europee, Enrico Berlinguer, leader ideologico e segretario del Partito Comunista Italiano, viene colpito da un ictus, che qualche giorno dopo si rivelerà fatale. Ai funerali di Berlinguer, tenutisi il 13 giugno a Roma, partecipano 2 milioni di persone. Il 17 giugno, sulla scia della drammatica morte del proprio leader, il Partito Comunista, per la prima e unica volta nella storia, conquista più voti e seggi della Democrazia Cristiana. La stessa passione che ho avuto quando ho iniziato la mia milizia comunista nel 1943. Da questo punto di vista non mi è accaduto, e questa la considero forse la più grande fortuna della mia vita, di seguire quella famosa legge per cui si è rivoluzionari a 18 anni, a 20 anni, poi si diventa via via liberali, conservatori e reazionari. Io conservo i miei ideali di allora. Sebbene a dispetto di quanto si senta dire il Partito Comunista non abbia mai governato il nostro paese, Enrico Berlinguer fu un pilastro importantissimo della politica italiana, l'uomo del cosiddetto compromesso storico con Aldo Moro, uno dei protagonisti chiave di quel particolare periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale agli inizi degli anni Ottanta. Ma così come accade per molti altri personaggi di cui abbiamo parlato qui sul canale, nei libri di scuola su Berlinguer purtroppo c'è poco o nulla, al massimo 2 righe. Quindi oggi, a 40 anni di distanza esatti dalla sua morte, cercheremo di colmare questo vuoto importante. Rimandato in scienze nel 38-39. Parla poco, dicono, ma poi, ha scritto Enzo Biagi, è uno dei pochi politici che mantengono la parola. Per altri invece è nato vecchio, è l'antieroe, è svolta continua. Certo, è un capo. Lo amano e lo odiano, a Roma e a Mosca. Enrico nasce a Sassari il 25 maggio del 1922. Suo padre, Mario Berlinguer, discende da una famiglia nobiliare sarda di origini catalane ed è un avvocato e deputato antifascista. Anche sua madre, Mariuccia Loriga, era figlia di un nobile e nipote del sindaco di Sassari in epoca giolittiana. Nato in un ambiente che mastica politica, il giovane Enrico trova nella storia e nella filosofia le sue passioni, nonché le uniche materie in cui eccelle in ambito scolastico. Legge molto, moltissimi testi ostici, come quelli di Mikhail Bakunin, considerato uno dei padri dell'anarchismo. Legge volumi di filosofia, di economia politica. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e dopo aver abbandonato l'università di giurisprudenza, Berlinguer comincia a frequentare le osterie di Sassari, dove fa la conoscenza di contadini, artigiani e operai antifascisti, che per lui giocheranno un ruolo chiave nella scelta più importante della sua vita, quella di iscriversi al rinato Partito Comunista Italiano, nel 43. Il giovane Enrico Berlinguer non è esattamente il politico moderato che la sua immagine lascia intendere. Durante la liberazione della Sardegna dal fascismo, Berlinguer partecipa a numerose rivolte, proteste e saccheggi per via della mancanza di cibo nell'isola. Nel 44 viene anche arrestato come fomentatore dei disordini e sconta 3 mesi in carcere. Una volta uscito di galera, suo padre Mario lo convoca a Salerno. Qui infatti ad aprile è avvenuta la famosa svolta. Si è formato il cosiddetto governo di unità nazionale, composto da antifascisti, monarchici e fedeli di Pietro Badoglio. A Salerno Enrico fa la conoscenza di Palmiro Togliatti, l'allora leader del Partito Comunista Italiano.
È da questo momento che inizia il viaggio di Enrico Berlinguer, un percorso che finché ci sarà vita nel suo corpo non avrà fine. Vogliamo una società socialista che corrisponda alle condizioni del nostro paese, che rispetti tutte le libertà sancite dalla Costituzione, che sia fondata su una pluralità di partiti, su un concorso di diverse forze sociali. Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e renderà. Quando si tratta di arrivare a discutere con voi, non trovate altro sistema che la fuga. Lei non ha risposto alla mia domanda. Io le ho chiesto se perderete voti. Sarebbe meglio che i dirigenti del movimento sociale, che sono, rispetto, gli stessi che hanno avuto responsabilità gravi nei delitti del fascismo, non parlassero di fughe. Perché loro... Voi siete scappati con Almirante. Scusami, non è un dibattito. Mi spiace, non puoi più parlare. Perché voi siete stati coraggiosi soltanto quando stavate dietro la protezione delle SS. Allora siete stati coraggiosi nel massacro dei giovani, nel massacro dei partigiani. Quando vi siete trovati di fronte, voi fascisti repubblicani, i partigiani siete sempre scappati. La biografia sulla vita di Berlinguer è pressoché infinita. Abbiamo libri, documentari, abbiamo le sue innumerevoli interviste, i film, i resoconti dei compagni di partito, tantissimo materiale. Mi viene in mente soltanto Berlinguer ti voglio bene, un film toscanaccio che comunque si intitola in onore suo. Io vorrei prendere il collo, ma lui non si farà prendere. Sarebbe un mio sogno prendere il collo Berlinguer. Non lo posso fare. Quindi se dovessimo effettuare una pur difficile sintesi del legame tra Berlinguer e il comunismo, dovremmo operare su due piani complementari e diversi. Il primo riguarda i suoi rapporti con il mondo del socialismo reale, quello applicato nel blocco orientale dai burocrati dell'Unione Sovietica, tra cui spiccava Leonid Brezhnev. Il secondo invece ha a che fare con rapporti intessuti in patria, in Italia, conflittuale con Amintore Fanfani, di stima e di vicinanza con Aldo Moro, pessimo con Bettino Craxi. Per fare ordine dobbiamo toglierci dalla mente le nostre attuali definizioni di comunismo e sinistra. Durante la vita di Berlinguer, il muro di Berlino, gli scritti di Marx ed Engels e la rivoluzione d'ottobre sono dei pilastri difficili da abbattere. Le cosiddette tesi di Lenin non sono discutibili, sono dei dogmi da seguire alla lettera. Il punto di riferimento per il giovane Berlinguer e per tutto il partito è un'icona però del comunismo sovietico, Josef Stalin, il capo supremo. Colui che ha sconfitto il nazifascismo e che assieme agli alleati angloamericani ha riportato la pace in Europa. Insomma, il comunismo fa riferimento alla dittatura del proletariato, dell'attesa di una rivoluzione di popolo. Si tratta del comunismo del centralismo democratico, che significa che i vertici decidono e tutti gli altri seguono a ruota. In questo mondo l'URSS è il faro da seguire. Senza di lei non vi è alcuna possibilità di vittoria. Il Partito Comunista Sovietico detta quindi la scaletta, i passi da fare, i comportamenti da tenere. Questo perlomeno è il punto di partenza del Partito Comunista Italiano, di cui appena ventenne Berlinguer è entrato a far parte. Infatti, diciamo così, i primi vagiti di dissonanza non tardano ad arrivare. Per primo, Togliatti aderisce al Cominform, l'Unione dei Partiti Comunisti Europei, nonostante fosse convinto di dover perseguire una via nazionale al socialismo. Berlinguer ne condivide le idee, ma questo è un periodo difficile. Infatti, nel 1948 Togliatti viene ferito in un attentato gravissimo. Lo sciopero generale esplode molto prima che i sindacati se ne rendano conto. Operai e contadini scendono in piazza. Il governo schiera l'esercito, ci sono dei morti. Ma Togliatti, dall'ospedale, predica la calma. È a quel punto che il fronte della gioventù del Partito Comunista si sfalda e il partito dà vita alla Federazione Giovanile Comunista Italiana, alla guida della quale viene posto proprio Enrico Berlinguer. Nel giro di pochi anni, Berlinguer si fa le ossa come responsabile di un'importante costola del partito e diventa segretario della Federazione Internazionale dei Giovani Comunisti, motivo per cui alloggia a Budapest una settimana al mese e conosce così importanti personalità del blocco orientale. Nel 1951 viene convocato a Berlino per dirigere una riunione a cui partecipano 250.000 giovani provenienti da ogni partito comunista europeo. In questa occasione Berlinguer tiene il solito discorso in stile sovietico. Parla di lotta all'imperialismo, della necessità di seguire l'URSS. In Italia il giornalista Sandro Paternostro, che scrive per Il Tempo, dipinge Berlinguer come un reazionario, uno che vuole un ritorno impossibile al passato, un finto pacifista che lede la rispettabilità dell'Italia. Ed è per questo che al rientro a casa Berlinguer
Berlinguer si vede il passaporto ritirato, senza troppe spiegazioni. Il fatto appare grave, tanto che si tengono due interrogazioni parlamentari. Ci sono delle reazioni all'estero, in Francia e perfino in Cina. Ci si mette anche la Chiesa, parlando di sesso libero e malattie contratte nei raduni comunisti. Due anni prima, Pio XII aveva già scomunicato chiunque fosse iscritto al Partito Comunista. Pian piano la federazione giovanile del partito perde iscritti e cominciano le liti. Berlinguer ha ormai 30 anni ed è arrivato il momento di ottenere un ruolo importante all'interno del partito vero e proprio, seguendo la linea più tradizionale possibile, cioè quella staliniana. Nella vita di tutti i giorni però i cambiamenti sono sempre all'orizzonte e sul piano politico possono assumere la portata di veri e propri terremoti. Uno di questi cambiamenti si verifica nel 1953, quando, alla morte di Stalin, l'Unione Sovietica passa sotto la guida di un militare proveniente dalle campagne ai confini con l'Ucraina, Nikita Khrushchev. Ufficialmente, lo stravolgimento ha luogo durante il 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS, nel 1956, quando il vice premier Anastas Mikoyan critica le scelte di politica estera intraprese in passato da Stalin. Se già questa sembra un'eresia, un giorno più tardi Khrushchev mette il carico da 90 e presenta Rapporto Segreto. In più di 3 ore di discorso, Khrushchev presenta Stalin come un mostro abituato al massacro, al genocidio, alla repressione, all'antidemocraticità. Crolla un mito, uno di quelli che nessuno avrebbe osato neanche lontanamente mettere in discussione. Per Berlinguer, così come per coloro che tenevano in casa dei ritratti di Stalin, si tratta di un trauma inizialmente insuperabile. Come se non bastasse, il 56 riserva altre sorprese. In ottobre in Ungheria scoppia una rivolta contro il regime socialista. L'URSS invade Budapest con i carri armati, causando 2.500 morti e la fuga di 250.000 ungheresi verso l'Europa occidentale. Non ci sono più dubbi. All'URSS delle ambizioni delle masse popolari e delle rivolte nei suoi stati satellite non importa più granché. In Italia tenere assieme il Partito Comunista dopo questi due shock è complicatissimo. Gli iscritti calano, si formano frange alternative e Togliatti si vede costretto ad estromettere numerosi compagni dai centri decisionali. Quelli che seguono sono anni di fuoco. Negli Stati Uniti sale alla Casa Bianca John Kennedy, al soglio pontificio invece Giovanni XXIII, mentre Khrushchev continua la sua battaglia contro Stalin e si mostra favorevole a una distensione internazionale. Nel mentre Berlinguer entra nella segreteria centrale del partito e affianca il vice segretario, Luigi Longo. Togliatti comincia a fidarsi sempre di più di Berlinguer. Gli chiede di scrivere relazioni, di svolgere incarichi di primo piano come organizzare assemblee e gestire il dissenso interno, che ora viene accettato e visto come un dato di fatto. Occorre che con audacia e con intelligenza ci si sappia liberare da ogni scolastica applicazione della nostra dottrina intesa come dogma e da orientamenti che non sono più adeguati all'esperienza e alle condizioni storiche attuali. Spesso si sente dire che tempi difficili creano uomini forti. Possiamo forse suggerire che Berlinguer si trova al posto giusto, nel momento giusto. Nel 64 il Partito Sovietico convoca tutti i partiti comunisti per condannare la Cina, che vuole invece seguire la via dettata da Mao Zedong. Togliatti non è d'accordo, perché crede che sia giusto che ognuno scelga la propria strada, la via nazionale al socialismo, per l'appunto. Scrive una sorta di rapporto in cui elenca tutto ciò che non apprezza del sistema sovietico. Tuttavia non fa in tempo a presentarlo, perché il 21 agosto muore a Yalta per un'emorragia cerebrale. Il report, che contiene forti critiche agli stati satellite dell'Est Europa, come anche preoccupazioni per lo spostamento a destra degli Stati Uniti e dei cattolici dopo la morte di Giovanni XXIII, finisce nelle mani del vice segretario Longo. Quest'ultimo, nonostante i dubbi, decide di pubblicare il testamento togliattiano. Si tratta di una mossa che tornerà molto utile sia a Longo che a Berlinguer, in un momento cruciale anche per la stessa Unione Sovietica. Sempre nel 64, da un giorno all'altro, Khrushchev, dato per malato, viene sostituito da Leonid Brezhnev, senza particolari clamori. Al Partito Comunista Italiano non piace il modo in cui è stato messo da parte un leader che, bene o male, parlava di pace e di riduzione degli armamenti, e invia una delegazione in quel di Mosca. È la prima guidata da Enrico Berlinguer. Nei colloqui, Enrico è fermo e chiaro, e giustifica il testamento di Togliatti. L'URSS deve garantire la libertà politica e lo sviluppo democratico. Lì, forse all'est, non vorrebbero che il socialismo lo costruissimo così come noi lo concepiamo e lo vogliamo. Però qui all'ovest ci sono molti, molti vuol dire naturalmente le forze dirigenti del mondo capitalistico italiano e degli altri paesi capitalistici, i quali non vogliono farci costruire nessun socialismo, neanche quello che noi riteniamo rispondente alla realtà italiana. Si arriva così al fatidico 68, un anno pregno di mutamenti. L'assassinio di Martin Luther King, i successi sovietici nel campo spaziale, la rivoluzione culturale di Mao,
i movimenti studenteschi e soprattutto la Primavera di Praga. A gennaio, tale Alexander Dubček, appena diventato segretario del Partito Comunista di Cecoslovacchia, cerca di avviare una democratizzazione del regime. Dubček riceve l'ammirazione del Partito Comunista Italiano, tanto che Longo si reca a Praga per mostrare il proprio sostegno. Tuttavia non esiste individuo a cui non sia rimasto impresso quello che è accaduto in Ungheria una decina di anni prima. Il 21 agosto, 4 ore prima dell'intervento dell'esercito russo a Praga, l'ambasciata sovietica riferisce al PCI che il Partito Comunista Slovacco ha chiesto a Mosca di inviare dei carri armati per sedare le manifestazioni e la ribellione di Dubček. Il Partito Comunista Italiano è il primo a schierarsi contro la decisione dell'URSS e a esprimere solidarietà nei confronti del popolo ceco. Tuttavia, il partito stesso continua a ritenere che la via sovietica sia l'unica strada per il socialismo. Non è ancora tempo di spezzare del tutto il filo che lo lega a Mosca. Quel momento, però, arriverà qualche mese più tardi. Nel novembre del 68, Brezhnev e Mikhail Suslov, cioè colui che aveva ordito la rimozione di Khrushchev, chiedono un incontro con i comunisti italiani per convincerli del fatto che l'invasione della Cecoslovacchia si era resa necessaria. Il destino vuole che Longo venga colpito da un'emorragia cerebrale e che venga quindi sostituito proprio da Berlinguer. A Mosca i toni si fanno duri. Da capo delegazione, Berlinguer critica fortemente la decisione di utilizzare i carri armati e si rifiuta di pubblicare un comunicato congiunto con lo stesso Partito Comunista Sovietico. Anzi, continuerà a dire: la cosa immediata da fare è il ritiro delle truppe di occupazione. Con Longo, in condizioni ormai precarie, Berlinguer diventa così a tutti gli effetti il nuovo leader del Partito Comunista Italiano e in quanto tale dichiara aperto il 12° congresso del partito, nel febbraio del 69. Il suo rapporto è un'altra mazzata contro i dogmi marxisti-leninisti. La democrazia è oggi non soltanto il terreno sul quale l'avversario di classe è costretto a retrocedere, ma anche il valore storicamente universale sul quale fondare un'originale società socialista. Berlinguer sostiene i giovani, che contestano l'autoritarismo di una società ormai vecchia, che non si accorge dei tempi che cambiano, e afferma che ormai il dissenso è qualcosa da accettare. Nel 69, infatti, un gruppo di intellettuali dissidenti del PCI fonda il quotidiano Il Manifesto. Infine, per la prima volta nella storia, Berlinguer parla dell'utilità di avvicinarsi a forme di intesa anche parziali tra forze politiche e democratiche più diverse. Il vero strappo con i sovietici, invece, si verifica nuovamente a Mosca nel 69, quando Berlinguer, in occasione della Conferenza Mondiale dei Partiti Comunisti, critica la propaganda della Cina di Mao, chiedendo invece il coinvolgimento dei paesi più poveri del mondo e riaffermando la tesi di Togliatti, ossia quella della via nazionale al socialismo. Brezhnev taglia corto, affermando che il Partito Comunista Italiano è un grande partito, che sa quello che fa, perché quando dice di sì, è sì, quando dice di no, è no. Le cose che uniscono sono comunque superiori a quelle che ci dividono. Pensiero più che opinabile a questo punto. Soprattutto perché arrivano gli anni 70 e per il PCI arriva il momento di fare delle scelte decisive nell'ambito della politica italiana. Questa è l'epoca delle stragi deviate di Milano, Brescia, Bologna. È l'epoca delle contestazioni studentesche e operaie. È l'epoca della discussione sul divorzio, della strategia della tensione. Nascono nuovi termini come gambizzazione e opposti estremismi. Termine quest'ultimo che servirà alla DC nella sua battaglia elettorale per accentrare tutte le forze centriste contro destra e sinistra. Berlinguer invece desidera l'unità delle masse democratiche e antifasciste, da lui individuate in comunisti, socialisti e cattolici. Da un lato il socialista rampante Bettino Craxi si oppone con forza a questa eventualità, temendo di vedere il Partito Socialista Italiano schiacciato tra i voti della DC e del PCI. C'è un problema della sinistra in Italia. Noi pensiamo che l'avvenire in Italia e in Europa deve essere organizzato nel senso di un'alternativa per il socialismo. Sappiamo che questo è difficile. C'è in Italia un forte partito comunista. Il primo problema lo poniamo a loro. Noi pensiamo che il socialismo in Europa non possa che essere un socialismo ben impiantato nelle tradizioni democratiche dell'Occidente europeo. Che cos'è il comunismo di cui parla il Partito Comunista? È qualcosa che si muove in questa direzione o è il comunismo come lo conosciamo e lo abbiamo conosciuto al potere? Dall'altro basterà un singolo evento per portare Berlinguer a voler ricercare il compromesso storico con la Democrazia Cristiana, vale a dire il colpo di Stato in Cile. Nel 1973, Augusto Pinochet, sostenuto dagli Stati Uniti, ribalta il governo socialista di Salvador Allende. Berlinguer, che scrive sulla rivista Rinascita, elabora quindi l'idea di dover cooperare con l'altro grande partito italiano, rivale di sempre, per evitare future involuzioni antidemocratiche nello stivale, considerata anche la difficile situazione interna. Questa ipotesi trova il supporto del presidente della DC, Aldo Moro, ma non riceve l'avallo di Giulio Andreotti, rappresentante dell'ala più a destra del partito.
compromesso storico è essenzialmente la proposta di una nuova alleanza e formula di governo che comprenda il Partito Comunista Italiano. In questa interpretazione si coglie indubbiamente un elemento essenziale del compromesso storico, perché non sarebbe certo novità di poco conto giungere oggi ad una maggioranza parlamentare e di governo che includa la grande forza rinnovatrice del Partito Comunista Italiano. Quel compromesso storico ventilato da Berlinguer purtroppo non vedrà mai la luce concreta, complice il rapimento e la morte di Aldo Moro avvenuta nel 78. A ogni modo, in questi anni Berlinguer si sarebbe fatto notare anche in altre maniere, di cui ben poco si discute. Berlinguer diventa segretario del PC un anno prima del golpe di Pinochet, nel 72, ma gli anni che seguono sono i più luminosi del leader. Nel biennio 75-76 il PC ottiene ottimi risultati alle elezioni e diventa una forza determinante nel paese. Un terzo degli italiani vota comunista, come in nessun altro paese del mondo, dove esistano elezioni libere, si intende. Nel 76, alla festa dell'Unità di Torino, Berlinguer incontra una personalità che sarà destinata a rivoluzionare l'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev. Passiamo ormai a rappresentare stabilmente e con radici profonde un terzo dell'elettorato, un italiano su tre vota comunista. Sono anni importanti anche nel resto del mondo. La Grecia, dopo i colonnelli, riacquista la democrazia. I Viet Cong rimandano a casa le truppe statunitensi. Nixon è costretto a dimettersi per lo scandalo Watergate, ma soprattutto i partiti comunisti più importanti d'Europa, francese, spagnolo e italiano, danno vita, seguendo le ormai storiche idee di Berlinguer, all'eurocomunismo. Secondo questa nuova via di comunismo declinato in senso riformista e democratico, i partiti comunisti europei, sostenuti persino da Giappone, Australia, Venezuela e Messico, miravano finalmente ad allontanarsi dall'influenza di Mosca. Per i comunisti europei si tratta dell'unica via possibile per adattarsi a un mondo che sta inevitabilmente cambiando. Certo, l'Unione Sovietica non la pensa allo stesso modo. È in questo clima che nel 76 Brezhnev apre i lavori del 25esimo congresso del Partito Comunista Sovietico. Parla per 6 ore, attacca a più riprese l'eurocomunismo senza mai però nominarlo. Berlinguer parla il quarto giorno, il 27 febbraio. Di fronte a lui ci sono 5.000 delegati sovietici, tra i quali spiccano figure decisamente rilevanti nello scenario dell'Est Europa. Erich Honecker, dalla Germania dell'Est, Nicolae Ceausescu, per la Romania, János Kádár, per l'Ungheria, Edward Gierek, dalla Polonia. Quando Berlinguer espone le sue idee, il suo eurocomunismo, i delegati sovietici rimangono a bocca aperta. Nulla sapevano dei possibili o probabili dissidi dei comunisti di altri paesi europei. L'eco dell'intervento di Berlinguer arriva anche oltreoceano. Fa specie che, oltre al Guardian, anche il New York Times titola in prima pagina a 5 colonne «Il rosso italiano assume una linea indipendente», come se i servizi degli Stati Uniti non sapessero nulla del pericoloso nemico sardo. Nonostante tutto, i vertici sovietici nutrono una certa ammirazione nei confronti di Berlinguer e non vogliono lasciarlo andare via senza salutarlo. Però lo fanno in modo diverso dal solito. A raggiungere Berlinguer sono Brezhnev, Suslov e Ponomarev, che si fanno scattare una foto. 3 omoni russi con il petto adornato di medaglie che circondano il mingherlino sardo con la sua giacchetta disadorna. Un'istantanea che assomiglia quasi a un monito. Ed ecco che in Italia comincia una fase difficile da spiegare ai militanti, cioè quella di un partito che vuole partecipare alle decisioni politiche del paese, ma non può far parte del governo. La cosiddetta conventio ad excludendum, secondo cui i partiti italiani raggiungono qualsiasi alleanza pur di non permettere al PCI di entrare a far parte della coalizione di governo, viene contrastata all'inizio con parole come non sfiducia nei confronti dei governi guidati dalla DC. Però gli elettori non vogliono affatto che il loro partito si pronunci in questo modo su coloro che vengono considerati dei briganti, socialisti inclusi. L'asso Berlinguer lo cala nel 77, in occasione dei 60 anni dalla rivoluzione d'ottobre, una data non certo casuale. Sempre a Mosca, sempre davanti a Brezhnev e ai delegati sovietici, in 7 minuti il leader del PC pronuncia testuali parole: «La nostra lotta unitaria è rivolta a realizzare una società nuova, socialista, che garantisca tutte le libertà personali, collettive, civili e religiose, che garantisca il carattere non ideologico dello Stato, la possibilità dell'esistenza di diversi partiti, il pluralismo della vita sociale, culturale e ideale». Per un comunista ortodosso si tratta di una sfilza di bestemmie, perché in questa lunga frase risiede tutta la critica dei risultati non ottenuti dal socialismo reale dei paesi dell'Est, e quindi della guida maldestra dell'Unione Sovietica.
Per tutti gli altri invece questo discorso conferma la democraticità del PCI. Eppure l'approdo dei comunisti al governo non si verificherà mai. Gli anni difficili della guerriglia, degli attentati, del rapimento di Moro portano il PCI ad una grave sconfitta elettorale nel 79. Gli animi si scaldano. Ci sono dei sidi, per così dire, di destra nella direzione, che viene rinnovata, facendo entrare tutti i fedelissimi di Berlinguer. E, come sempre, alla situazione interna italiana si accompagnano sempre dei mutamenti nello scenario internazionale. Nel lontano Afghanistan, il Khalq e il Purkham, le due fazioni comuniste locali, scalzano il governo di Kabul. L'URSS vede l'occasione giusta per sovietizzare anche questa porzione d'Asia. Ma come già sappiamo, gli afghani sono prevalentemente pastori, legati alle loro tradizioni sociali e religiose, difficilmente verranno coinvolti. Così Brezhnev, invece di spedire i consiglieri, ordina l'invio di elicotteri, portamissili, carri armati e soldati dell'esercito. I contadini devono quindi condividere i propri orti con lo Stato, le donne devono entrare in fabbrica. Questo è un inaccettabile sovvertimento dell'ordine ancestrale afghano. Non si tratta di un'opera di convincimento, ma di un'azione di guerra imperialista, colonialista. Alla fine l'esercito russo conquista Kabul e mette al potere il rappresentante del Purkham, Babrak Karmal, che diventa un pupazzo nelle mani sovietiche. Il PCI risponde all'istante il 29 dicembre del 79. Di fronte all'intervento sovietico in Afghanistan, che costituisce una violazione dei principi di indipendenza e sovranità nazionale, il PCI ribadisce il proprio netto dissenso. Resta più che mai valida la fondamentale verità che i processi di liberazione dei popoli non possono che essere opera dei popoli stessi. La liberazione di un popolo deve essere opera del popolo stesso, che la rivoluzione non può essere esportata dall'esterno e che quando viene esportata dall'esterno poi non regge. La linea di Berlinguer viene sempre più evidenziata, ma c'è un ultimo elemento che contribuisce a erigerla a bastione del Partito Comunista Italiano. Arriviamo negli anni Ottanta, un periodo in cui il nostro paese è segnato da scandali clamorosi. Primo fra tutti quello del petrolio, che riguarda il traffico clandestino di combustibili verso il nord Italia e l'evasione delle relative tasse. Vengono coinvolte le alte sfere della Guardia di Finanza e anche numerosi politici, come Sereno Freato. Si aggiunge poi un devastante terremoto in Irpinia, con lo Stato latitante, lento a intervenire. Se ne lamenta il presidente Pertini, ricordando lo scempio del Belice, in Sicilia, dove i fondi per la ricostruzione destinati alle popolazioni colpite nessuno sa dove siano andati a finire. Per non parlare di Roberto Calvi, di Licio Gelli, della P2, insomma, il bel paese. Dobbiamo portare in Europa l'immagine e la realtà di un paese che non sia caratterizzato dalla P2, dalle tangenti, dalla evasione fiscale. L'attuale situazione, che contrariamente a quello che viene predicato dai partiti al governo, è di assoluta ingovernabilità, per aprire la strada a una situazione in cui il paese possa avere finalmente dei governi che guardano agli interessi generali del paese e non siano caratterizzati dalla conflittualità continua fra i partiti al governo e fra le loro fazioni. Berlinguer capisce che è ora di voltare pagina e ridefinisce i termini della politica comunista. Il leader comunista prevede di far mancare l'appoggio al governo per via di una direzione inefficiente, confusionaria nel funzionamento degli organi dello Stato, corruttele e scandali nella vita dei partiti governativi, per omertà, per impunità dei responsabili. I contrasti con Craxi e con altri politici del momento, come Marco Pannella, si acuiscono ad esempio con l'affare d'Urso, cioè il giudice che viene rapito dalle Brigate Rosse e per il quale si ripete ancora una volta la lotta tra chi vuole trattenerne la liberazione e chi no. L'ultimo fatto grave, decisivo per le convinzioni di Berlinguer sui rapporti da tenere con Mosca, invece si verifica alla frontiera est, nella lontana Polonia. Nell'agosto del 1980, nel porto di Danzica nasce Solidarność, un sindacato che, sotto la guida di tale Lech Walesa, raccoglierà 9 milioni di iscritti e godrà del supporto della Chiesa Cattolica, guidata all'epoca dal Papa polacco Karol Wojtyla. Solidarność, cattolico e anticomunista, chiede una democrazia che è basata sul pluralismo. La risposta, nel 1981, proviene dal generale Wojciech Jaruzelski, che compie un colpo di Stato e mette al bando Solidarność, forse per evitare che l'URSS invadesse la Polonia, come già aveva fatto al suo tempo in Ungheria e Cecoslovacchia. Quale sarà stavolta la posizione del PCI? Beh, Berlinguer non delude. Anzi, le sue parole assumono la portata di un meteorite. Ciò che è avvenuto in Polonia ci induce a considerare che effettivamente la capacità propulsiva di rinnovamento delle società, o almeno di alcune, che si sono create nell'est europeo, è venuta esaurendosi.
Per il segretario a queste condizioni un rinnovamento delle società dell'Est Europa è impossibile. Certo, Marx e Lenin non possono essere buttati in un cestino, ma un modello come quello sovietico non può più funzionare in un'Europa economicamente sviluppata e con tradizioni democratiche ben radicate. Le reazioni dei comunisti dell'Est Europa sono taglienti. Si parla di eresia, di passaggio all'imperialismo, di tradimento. Giornali, radio e televisione russa informano i cittadini, del tutto ignari della situazione. Per loro una logica evoluzione diventa un blitz inaccettabile. L'ultima parola spetta alla Pravda, l'agenzia di stampa moscovita, che sentenzia il sacrilegio del PC, la sua blasfemia, la sua vicinanza alla politica estera degli Stati Uniti. Il Partito Comunista Sovietico cerca di spiegare, goffamente, che mai ha dettato politiche proprie agli stati del blocco orientale. Berlinguer però non ha ancora finito, e le sue parole suonano come un requiem. Dice: «La crisi sovietica è dovuta a gravi errori in campo economico, alla centralizzazione autoritaria, ai fenomeni di burocratizzazione, al monolitismo, al prevalere di un dogmatismo chiuso, all'ossificazione delle idee». È questa la vera rivoluzione comunista italiana. Si va oltre la lotta di classe, oltre l'appartenenza a un blocco. Non si sta né con gli Stati Uniti né con l'Unione Sovietica. Non si può più restare neutrali, come pretendeva Togliatti. Occorre prendere posizioni su temi importanti per il proprio paese. Berlinguer è un politico cambiato, diverso, stanco di perdere tempo a litigare con i partiti, di denunciare soprusi e furbizie. Vuole dedicarsi a migliorare la società italiana. Fa luce sulle classi sociali dimenticate, critica un crescente consumismo che intacca anche l'ambiente. Sono altre le masse da esaltare. Nel 1983, in occasione del 16° congresso del partito, afferma come le donne, i giovani, i giovanissimi, gli emarginati di ogni strato sociale, di ogni condizione, decisi a contare, a imporsi, a far sentire le proprie aspirazioni, a esigere che siano soddisfatte dalla società, dai partiti, dallo Stato, sono queste le classi da esaltare. Continua poi Berlinguer, si tratta non solo di seguire e di assecondare, ma di comprendere, di far proprie, di interpretare politicamente e di far pesare nelle scelte politiche le insoddisfazioni, le ribellioni, le rivendicazioni che esprimono le masse contro la corsa agli armamenti, contro le spese militari, contro le minacce di guerra. Il linguaggio del Partito Comunista così si arricchisce di nuovi vocaboli. La qualità della vita, l'occupazione, lo svago, lo sport, la propria formazione di cittadino, l'amore, il sesso, la vita di coppia, la casa per le giovani coppie, la lotta contro la droga e la difesa dell'ambiente. Non può essere libero un uomo che opprima un'altra cosa. La tua antica soggezione imposta alla donna, quella nei confronti dell'uomo. Abbiamo affermato che l'idea che la donna debba liberarsi anche dalla soggezione nei confronti dell'uomo si estende nelle varie forme della coscienza di grandi masse femminili. Saranno queste le battaglie di cui dovrà farsi carico un Partito Comunista Italiano diverso, più moderno e ormai proiettato verso un futuro imminente. Queste battaglie però il partito dovrà affrontarle senza il suo leader. Infatti Berlinguer morirà soltanto un anno più tardi. Prima di venire stroncato dall'ictus, Berlinguer non tornerà mai più a Mosca, nemmeno per i funerali di Brezhnev. Lo farà soltanto nel febbraio dell'84, in occasione della morte di Yuri Andropov, l'allora segretario del Partito Comunista Sovietico. In quell'occasione Berlinguer e Massimo D'Alema, che l'accompagna, aspettano un'ora prima di entrare nella camera ardente. Quando arriva il momento di entrare, Berlinguer, impassibile di fronte alle telecamere, rivela a D'Alema, scherzando, le tre leggi del socialismo sovietico. Primo, i dirigenti mentono sempre anche quando non ce n'è bisogno. Secondo, l'agricoltura non funziona mai, visto che non si può comprare neanche un mazzo di rose. Terzo, nessuno riesce a staccare la carta dalle caramelle. Una critica molto sottile, l'ultima, prima di lasciar dietro di sé un partito comunista e una sinistra privi di quel mordente necessario che ancora oggi manca, per rappresentare davvero gli interessi degli ultimi, delle persone comuni, e per dialogare con gli avversari. Quanto più sarà forte il Partito Comunista, tanto più gli operai potranno affrontare a testa alta i grandi capitalisti e i governi. Tanto più ci potrà essere una speranza per le giovani generazioni, per tanti milioni di giovani, di ragazzi, ai quali questa società non offre sicurezza di vita, di lavoro, non offre ideali che non siano quelli dell'evasione, dell'individualismo, offre solo la prospettiva di essere la rotella di un ingranaggio che funziona soltanto per favorire la prepotenza, il privilegio, la corruzione. Il 13 giugno 1984, in via delle Botteghe Oscure, dove ha sede il Partito Comunista Italiano e dove è stata allestita la camera ardente di Berlinguer, arriva un'auto blu.
Dal veicolo scende una persona totalmente inaspettata, nonché l'avversario politico per antonomasia del defunto leader comunista. È Giorgio Almirante, il segretario del Movimento Sociale Italiano. Prima di inchinarsi di fronte alla bara di Berlinguer, Almirante dichiara: «Non sono venuto per farmi pubblicità, ma per salutare un uomo onesto». Quello di oggi è stato un video, secondo me, necessario, fondamentale, un tassello di storia della Prima Repubblica che mancava sul Nuovo Alexio. Per tutto ciò non posso che dire grazie a NordVPN, il partner che ha reso possibile la pubblicazione di questo episodio di Storia Italiana. NordVPN è una delle migliori reti virtuali private sul mercato, che fornisce completa privacy e protezione alla vostra navigazione online. Immaginate ad esempio di ricevere un messaggio sul vostro telefono. A scrivervi è la banca, che vi chiede di cliccare su un link e aggiornare la vostra stessa password in seguito a un attacco hacker che ha colpito apparentemente il sito web della banca. Poco dopo però vi rendete conto che ad aver subito un attacco hacker in realtà siete stati voi, in pratica siete stati vittime di phishing, e in un attimo un truffatore cibernetico ha avuto accesso alle vostre coordinate bancarie. Per evitare che tutto ciò possa accadere, perché magari proprio come me avete la testa tra le nuvole per il troppo lavoro, basta fare affidamento alle molteplici funzionalità di NordVPN. Una di queste è ad esempio Threat Protection. Questa funzione, inclusa nell'app, blocca siti pericolosi, malware nei download, cookie di tracciamento e altre minacce informatiche. Oltre a questo, l'app di NordVPN maschera il vostro indirizzo IP e protegge la navigazione anche sui siti senza HTTPS, non più ideali dove inserire una password. Password che tra l'altro potranno essere conservate con cura da NordPass, il life manager di NordVPN in cui potrete inscatolare e criptare anche le vostre note per evitare che qualcuno ne entri in possesso contro la vostra volontà. Tipo quando accedete al vostro account Audible per ascoltarvi la mia nuovissima serie di 8 episodi su Sigonella, Sigonella 85 in esclusiva Audible, non dovrete preoccuparvi né di ricordarvi quali siano le credenziali di accesso, né del rischio che possano essere scardinate da qualche hackerone internazionale. Ci penseranno NordPass e la sua crittografia a tenere tutto in custodia. Cliccando su questo link che trovate nella descrizione del video, avrete accesso all'offerta speciale NordVPN in occasione del suo compleanno aziendale. 4 mesi extra con l'acquisto di piani biennali esclusivamente tramite questo link dedicato a Nuovo Alexio e un coupon di 3 mesi di abbonamento gratuito a NordVPN e NordPass da regalare a chiunque si desideri, così da far provare il servizio ad amici, parenti o senatori della Repubblica. Un grazie a NordVPN per il supporto, ma soprattutto un grazie a voi per l'ascolto di questo episodio e del podcast Sigonella 85. Per Aspera, Ad Astra.